Alla prima esperienza come candidato al Consiglio regionale, ma quando parte la sua passione per la politica? Beh, la mia passione per la politica c'è da sempre, da quando ho iniziato l'università alla Facoltà di Sociologia di Trento e poi continuando fino ai giorni nostri. Una passione politica che si è espressa meno all'interno dei partiti e molto di più invece all'interno dei movimenti della cittadinanza attiva, dell'associazionismo. Città Plurale, io sono uno dei fondatori di Città Plurale a Bari che ha fatto e ha vinto insieme ovviamente con i cittadini battaglie importanti come Punta Perotti, la Fibronit, questo è il mio pedigree politico, diciamo. Quali sono gli obiettivi che si pone nella nuova competizione? Beh, innanzitutto il primo obiettivo è quello di difendere l'esperienza del governo Vendola e dell'operato di questa giunta per le tante buone cose che ha fatto e soprattutto attraverso queste buone cose per aver ridato una speranza, una prospettiva a questa regione che 5 anni fa era una regione intristita, una regione senza futuro, oltre ad essere agli ultimi posti delle classifiche del Mezzogiorno, oggi è una regione dinamica e nonostante la recessione, nonostante la crisi, è una regione che ha una speranza e questo in parte, in gran parte lo si deve all'azione di questo governo. Cosa si dovrebbe fare per attirare i giovani alla politica? Per attirare i giovani alla politica bisognerebbe intanto incontrarli, intanto parlare con loro, renderli protagonisti e anche sotto questo profilo direi che una degli interventi del governo regionale per i giovani è stato quello, come tutti sappiamo, che si chiama Bolletti Spiriti, Ritorno al Futuro, Principi Attivi, cioè un investimento sui giovani e sulla loro formazione e sui loro talenti, perché il futuro di questa regione passa attraverso di loro, ma dirlo è facile, fare delle cose come il governo Vendola ha fatto è una cosa più difficile e perciò stesso molto più importante. Quale parte della Puglia le piace di più? Io mi occupo con Vendola di turismo e quindi esiterei a dire quale parte della Puglia mi piace di più. Guardi, la Puglia in passato si chiamava Le Puglie, e è una regione che contiene dentro di sé tante regioni, e quindi il Gargano, il subappennino d'Auno, la terra di Bari, il Romanico e poi la Valle d'Itria, ci sono tante perle all'interno della nostra regione. Io però sono nato nel Basso Salento, insegno a Bari, ma con la mia terra, con il mio territorio ho conservato legami fortissimi, mi presento nel Basso Salento. E la Puglia, proprio per la sua varietà interna e perché è una regione lunga, è una regione popolosa, spesso non tutte le parti della Puglia sono vicine al centro in cui si prendono le decisioni per i cittadini pugliesi. E il Basso Salento è uno di questi. Spesso il Basso Salento si sente lontano da Bari, lontano dai centri decisionali. Io mi sono candidato, ho accettato la candidatura per portare un po' di più il Salento all'interno della Puglia e il Basso Salento in particolare. Alla luce degli scandali che stanno succedendo, cosa dovrebbe recuperare la politica? La politica dovrebbe recuperare, non dovrebbe aver mai smarrito i valori etici di fondo. E anche da questo punto di vista io non voglio dire che il governo Vendola non abbia avuto dei limiti, ce li ha avuti, però quello che caratterizza l'operato di Vendola è stato il fatto di riconoscerli e di intervenire drasticamente quando si sono le prime avvisaglie, diciamo così, di una questione morale si sono presentate. Questo non viene fatto dagli altri e per questo abbiamo personaggi come Cosimo Mele che sono in lista, abbiamo personaggi inquisiti, indagati che sono nelle altre liste. La politica non dovrebbe mai smarrire il filo dei valori etici che dovrebbe accompagnarla.
Spesso è così, credo che la parte a cui io appartengo, non voglio dire che è esente per definizione da questi problemi, però credo che abbia dimostrato la capacità, ogni qualvolta si presenta un problema, di intervenire. Questo non è purtroppo usuale per la politica.